Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Controterzisti. Ebbene sì, oggi ho appena finito un campo da un cliente e sono qua con Maverick che può salutare. Ciao a tutti ragazzi. E siamo pronti noi due ad andare a Reisenbeck a trebbiare tutto. No, a trebbiare la soia appunto della farm di Giuliano. Ci hanno chiamato, mi hanno detto che là ci accoglieranno solo Ema e Giuseppe. Mamma mia, io non so come possa essere gestita da quei due lì l'azienda, è veramente una cosa pazzesca. No, Maverick, cosa ne pensi? Dici No, dai, alla fine, fin dei che conti siano in gamba? sono, sì, sono in gamba, dai. Sì, mi Come ha detto. amministrazione sono abbastanza in gamba. Poi come lavoratori in campo bisogna un po' vedere, ecco. Eh sì, ma mi hanno detto che addirittura, secondo me, però, se l'è comprata, Giuseppe ha la laurea in ragioneria, mi hanno detto. E invece Ema non ha niente. Comunque, ragazzi, adesso qua ci sono stradine strette, un bel pezzo di strada che ci separa come l'altra volta quando siamo andati a seminargli le barbabietole. E niente, siamo arrivati. Mamma mia, questo muro qua è sempre disastroso per i cingoli. L'altra volta, ragazzi, siamo arrivati a 423 like nello scorso episodio. Questa volta, ragazzi, arriviamo a 500 like per la prossima barzelletta. Perché, appunto, la scorsa volta vi avevo detto, ragazzi, a 300 like ogni tanto vi racconto delle barzellette. Se non in tutti gli episodi, è freddure, barzellette. Insomma, adesso vedrete. Arriviamo a Reisenbeck, io e Maverick, e ci troviamo là con Ema e Giuseppe, i nostri clienti di fiducia. Bene, ragazzi, arrivati a Reisenbeck, che è sempre la solita strada, sempre la solita via. Ormai è quella la via. Dietro di me c'è ancora Maverick, è ancora vivo. È riuscito a fare un trasporto decente. Bisogna stare attenti alle betoniere perché qua. Almeno a Geisberg abbiamo delle brutte esperienze con le betoniere, ma anche con i bordi stradali in questo caso. E d'altronde, oh, ragazzi, le tre vie sono tanti ingombranti per questa Geisberg, per questa Reisenbeck. Ma ho portato la trebbia più piccola che avevo, perché loro vogliono la raccolta con la trebbia piccola e leggera, hanno tante balle. Poi c'è Giuliano, il capo, che è una roba, mamma mia, guarda. Mi hanno detto anche che dice delle brutte cose su di me. Io. Mamma mia, non so se continuo questo rapporto con questo cliente. Comunque, attento Maverick, che qua abbiamo il passaggio a livello e va molto piano perché prende il volo. La barra prende il volo letteralmente. Guardate la trebbia già. Mamma mia. Maverick, aiuto. Sì, Ah, no, ok, ha tranquillo. rallentato per la macchina. Meno male. Siamo Esatto. senza scorta, non ditelo a nessuno, ma tanto non ci vedrà nessuno. E niente, questo qua dovrebbe essere il campo dei nostri clienti, caro Maverick. Ok, mi hanno detto che c'è già un campo libero che possiamo pestare per poter attaccare la barra. Ok, guardiamo nello specchietto. Bene, dai, fa una roba, Maverick, vieni qua alla mia destra che attacchiamo la barra. Ok, adesso dovremmo arrivare a momenti Ema e Giuseppe. Così almeno mi vedono arrivare. Intanto qua io apro tutto. Ah, eccoli là. Uè, ciao Ema. Buongiorno. Ciao Giuseppe! Buongiorno, Ecco, perfetto. Non sappiamo recitare, ragazzi. No. Detto questo, un attimo, dato che, insomma, sai, quando arriva il terzista si parla sempre un po', vi devo raccontare la barzelletta. Siamo arrivati a 423 like. Dai, dai, venite qua, cerchio. Venite qua. Venite qua davanti. Dov'è? Giuseppe, scendi da quel pick-up. Dai, Prova a su. pestare tutto il campo. Dopo il Già. campo si arrabbia. Maverick, venga qui, vado un po' indietro perché fate impressione. Allora, la barzelletta di oggi, io vi dico ragazzi, nessuno si offenda, offendo, insomma, barzellette da nord a sud, qualsiasi nazionalità, qualsiasi cosa, quindi nessuno si offenda perché si deve ridere. Allora, ma oggi non offenderò nessuno perché troviamo questo bambino sulla spiaggia, no? Che è lì con mucchi di sabbia, castelli, avanti, indietro. Un adulto si avvicina e gli fa: Ma bambino, cosa stai facendo? Sto impastando. Ma cosa impasti? Sabbia e merda. Ma cosa stai facendo con sabbia e merda? Sto facendo la tua faccia. Ma sei proprio un brutto bambino, ma. Bah, mamma mia. Vediamo un altro genitore, un altro adulto che passa di lì e insomma si sente dire la stessa cosa. Questi due indignati vanno dal
carabiniere che era lì a sorvegliare la zona, gli dicono: c'è quel bambino che offende le persone. Il carabiniere va là e gli dice: bel bambino, cosa stai facendo? Sto impastando. Ah, e cosa stai impastando, scusa? Sabbia e cacca. Avete visto, signore, che con il fascino della divisa, insomma, l'autorità, E scusa, caro bambino, non mi vorrai mica dire che stai facendo la mia faccia? No, non ho abbastanza cacca. Bene, andiamo a trebbiare, ragazzi. Bene, ragazzi, eccoci qua. Si può iniziare a trebbiargli il campo. La vedo molto grigia perché è veramente un bruttissimo prodotto. La macchina fa fatica. Però non diciamelo a Giuseppe, che tanto non ci sente. Giusto? Sì. Ah no, potrebbe essere anche di no. Comunque, vedete che hanno anche fatto delle robe strane con gli infestanti, perché è tutto morto qua, dei pezzi. E comunque poi, da tanto che era brutto il campo, Ema03 è andato via, è scappato. Veramente non c'è più, ragazzi. E... e niente, dopo, dato che è da tanto che non facciamo questi momenti FAQ, ovvero di domande e risposte alle vostre domande e così via, voglio andare sull'ultimo episodio di Conto Terzisti e vedere se c'è qualche domanda interessante, magari soprattutto sul settore agricolo, spero, non per esempio, ehi, la fidanzatina... e roba del genere. Allora, cosa ci dicono qua? Fabio Pistelli mi chiede... intanto dicono che Gianni e Pinotto sono bravissimi, giusto? Grazie. Ecco, quindi ti ringrazio Giuseppe, ti ringrazio Pinotto, che qua è anche Gianni che è andato via. Che differenze ci sono tra i vari tipi di erpice? Allora, di erpice alla fine esiste l'erpice rotante, l'erpice a dischi e, se vogliamo metterselo dentro, anche l'erpice a strascico o denti fissi. Allora, l'erpice rotante è azionato dalla PTO, sminuzza il terreno in presemina e diciamo è molto complesso. L'erpice a dischi va a folle, quindi diciamo che tutti i dischi sono su un cuscinetto e vanno avanti grazie alla trazione del trattore e tagliano appunto le zolle di terra e possono sì essere utilizzati in alcuni casi anche in presemina. Dopo ci sono gli erpici a denti fissi, che anche quelli vengono utilizzati in presemina o per livellare dei campi, per rompere un po' le zolle, per pareggiare e così via. Se volete un approfondimento sulle erpici a denti fissi, ho pubblicato un video su The Italian Farmer, ma questa settimana, oltretutto, oltre al video appunto delle erpici a denti fissi che avevo già pubblicato settimana scorsa, questa settimana, link in alto a destra in descrizione, trovate la sostituzione delle gomme del Blizzard. Gli ho messo su le gomme larghe per fare dei lavori e lì... manco i meccanici della Ferrari cambierebbero delle gomme così velocemente. Dopo, che dirti, tutti gli altri tipi, quelli con le ancore e non ancore, si chiamano dissodatori, coltivatori. Nei coltivatori c'è il vibro coltivatore, il coltivatore tradizionale tipo il Rabe, che ho nella realtà. Insomma, la meccanizzazione agricola non è poi così semplice. Grazie Giuseppe, ti consiglio di spostare la macchina perché sennò te la riempio. Allora, l'unica cosa poco realistica di questo punto è... ho sporcato anche una macchina che passava su strada. Oltre a quello, ragazzi, la cosa molto poco realistica della giornata è la trebbiatura della soia a inizio inverno, quindi praticamente il 20 di dicembre, con 2 gradi il terreno e meno 2 gradi ambiente. Potete capire che inizio inverno c'è un'umidità alle 10 di mattina che è impressionante. Già in autunno che la soia si trebbia circa all'una del pomeriggio, e quindi insomma non è molto realistico. Però dobbiamo portare a casa questa soia, o no Giuseppe, la lasciavamo in campo? No. Ecco, poi ragazzi, ci saranno delle novità, vedrete. Beh, a parte ci saranno delle bombe sul canale, ragazzi. Io vi ho detto che settembre, ottobre, novembre erano mesi di novità sul canale. Probabilmente, ma non dico nulla, prossima settimana arriverà una super bomba di novità che, mamma mia, forse, dico forse, avrete delle anticipazioni.
seguendomi su Instagram, link in descrizione. E soprattutto ragazzi, se mi seguite su Instagram, fate a meno di campanelle, campanelline, su Twitch, su YouTube, perché lì io, Giuseppe e company vi aggiorniamo sempre su tutto. E comunque ragazzi, ci saranno delle belle novità, ma rimanete sintonizzati, rimanete sintonizzati, perché mamma mia, mamma mia. Dopo, per quanto riguarda la postazione, che mi continuate a tartassare di quelle domande, sto cambiando tutto, dal PC ai monitor, questo, quell'altro, qualsiasi tipo di cosa, addirittura la scrivania. Quindi probabilmente farò un video sul PC e successivamente farò un video su come è organizzata la scrivania e infine farò un video di postazione su come gioco a farming. Quindi per scusarmi di tutto il tempo che vi ho fatto attendere, Giuseppe ti scarico dopo, per scusarmi appunto di tutto il tempo che vi ho fatto attendere, ragazzi, vi faccio 3 video, mi sembra il minimo. Purtroppo ho detto, ma sì, lo faccio, cos'è che ho iniziato a dirlo? Quando mi era arrivato il volante, avevo detto, ma forse già addirittura con Gasp, l'avevo detto all'inizio di quest'anno praticamente. E alla fine dopo non ho più fatto niente, impegni, non impegni, fai questo, fai quell'altro. Ormai ho deciso di cambiare tutto, da PC a monitor, qualsiasi tipo di cosa. E quindi è inutile fare un video su una postazione vecchia per dopo farne una nuova. La faccio direttamente su quella nuova e di questa farò una foto e dirò, ehi, era così prima. E fine. Ma cosa hanno da dire il nostro Turbostar, ciao Turbostar, il nostro Giuseppe e Maverick, non hanno niente da dire oggi? Io no, la produzione è scarsa. La produzione è scarsa, come, quanti quintali stai facendo? Ah boh, volevi dirte? Vedremo dopo ragazzi, ve lo dirà Giuliano nel prossimo episodio della serie. Allora, ho il telefono in mano, ma non si dovrebbe tenere in mano il telefono alla guida, se no ragazzi vi succede le cose come succedono a Nico87, che veramente combina un sacco di disastri ragazzi, fa di quegli incidenti che sono una roba incredibile. E oltretutto è talmente poco, un poco di buono, che pubblica la foto dei suoi incidenti su YouTube. Magari se riesco ve la metto in sovraimpressione, una cosa da denunzia. Comunque Luca Polimeni mi chiede sotto l'ultimo video, ciao Giuliano, ma la fresa che hai nella tua azienda agricola reale la usi per qualcosa? Allora, io ho l'unica fresa, e che comunque non si chiama fresa perché la fresa è ben altro, penso tu volessi intendere l'erpice rotante, la uso, non la uso da tanto tempo, perché facendo minima lavorazione legalmente parlando è illegale, appunto percependo il contributo. Però si usa in presemina, si è sempre usata in presemina, insomma, per preparare il letto di semina, quindi a posto. Poi andiamo avanti, Blizzard49 mi dice, cavolo quanto mi piace questa serie. Blizzard, io ti ringrazio molto, ma me lo state scrivendo in tanti e vi ringrazio tanto. Tommaso Doro, secondo te oggi è fattibile buttarsi nel settore agricolo partendo da zero? Allora, questa è l'ultima domanda dell'episodio, caro Tommaso, è molto difficile. non sto qua ad incoraggiarti a dire dai vai, fallo, perché è una cosa difficilissima, c'è una burocrazia che ti opprime, un sacco di problematiche, quindi insomma bisogna stare attenti e capire bene tutte le varie situazioni, problematiche, burocrazia, documenti, quella, prezzi di vendita bassi, quindi bisogna stare attenti. Ma io Giuseppe lo vedrei bene ad aprire una partita IVA agricola. O no? Ti fai la tua aziendina? Anche no. 180-90 con su 45.000 ore? No. Chiami Maverick come operaio che non sa fare niente? Sarei a letto e basta. Pezzi di ricambio ovunque. Pezzi di ricambio ovunque, perché non gli fai manutenzione, vuoi dire? O perché il 180-90 si rompe? Questo non lo posso dire. Lo scoprirete nella prossima puntata ragazzi, perché alla fine siamo già arrivati alla fine dei nostri, insomma, del nostro tempo. Vi faccio salutare da Maverick. Ciao a tutti ragazzi. Vi faccio salutare da Giuseppe. Ciao a tutti. Ma ovvero Gianni vi manda un caro saluto. Io qua sto trebbiando più soia marcia, Giuseppe,
Giuseppe, te che sei il contabile dell'azienda, sto trabbiando più soia marcia che soia buona. Comunque, qual è colpa del capo? Comunque, vi saluta anche Gianni, Emma, vi saluto anch'io e spero che quest'idea di serie fatta così vi piaccia. E noi ci vediamo in un prossimo episodio di Controterzisti con grandi acquisti. Le bombe sul canale arriveranno, non preoccupatevi, e ci vediamo giovedì con un nuovissimo episodio qua sulla Rheinsenbeck, però dalla parte della farm di Giuliano. Ciao!